Confindustria Abruzzo Medio Adriatico attenta alla transizione energetica, in particolare a quella che può essere considerata energia strategica per la crescita del manifatturiero italiano, il gas naturale liquefatto. L'Unione Europea è il principale mercato mondiale di importazione di LNG, ma ci sono progetti anche in Abruzzo. Luigi Di Giosafate, direttore generale di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico, l'attenzione di Confindustria anche e soprattutto per la transizione energetica. Assolutamente sì, uno dei temi strategici dell'Europa e del nostro paese non può che essere la transizione energetica. Oggi presenteremo un progetto che va in quella direzione, nella direzione appunto di servire un territorio che è tra i più industrializzati della nostra regione, del nostro paese, attraverso una tecnologia altamente innovativa e che è sicuramente molto sostenibile. Ecco, l'Europa importa questo LNG? Sì, noi nel 2023 abbiamo importato 134 miliardi di metri cubi di gas, siamo al 42% del fabbisogno, il gas naturale liquefatto diventa un punto strategico perché diciamo, c'è la possibilità di trasportarlo in modo più facile, bisogna però essere proprietari di tecnologie innovative, noi non dobbiamo essere solo utilizzatori e consumatori di questi prodotti, dobbiamo invece mantenere il know-how e la tecnologia. Francesco Di Luca, project manager del nuovo progetto di sviluppo Colle Santo, le caratteristiche di questo progetto a che punto si trova? Sì, il progetto che abbiamo concepito negli ultimi 2 anni adesso è nel periodo della valutazione ambientale, della nuova valutazione ambientale. Tutti diciamo, i documenti tecnici sono stati preparati, tutti gli approfondimenti tecnico-scientifici richiesti dal Ministero sono stati consegnati e quindi adesso si è nel vivo della nuova valutazione ambientale. Questo impianto a regime diciamo, punta a una produzione di circa 40.000 tonnellate anno di LNG, che è circa un terzo della produzione prevista di LNG a livello nazionale per il mercato dell'autotrasporto. Quindi non è LNG che viene utilizzato per sostituire il gas naturale, ma è LNG che viene utilizzato per il settore dei trasporti, trasporti marini, trasporti su gomma. Il progetto in sé prevede un investimento di circa 70 milioni di euro con una ricaduta occupazionale nel territorio abruzzese importantissima, parliamo più di 100 persone nella fase di costruzione e circa 50 addetti nella fase di esercizio. L'impatto sul territorio a livello ambientale? L'impatto sul territorio, chiaramente il giacimento gas di Colle Santo ha avuto negli anni passati alterne vicende, il nuovo progetto è stato sviluppato proprio per identificare una soluzione che sia la più sostenibile dal punto di vista ambientale e gli studi tecnico-scientifici che sono stati presentati, fatti e presentati in queste settimane vanno verso quella direzione.